Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Purtroppo, come voi tutti possono constatare, ancora stiamo molto molto presi con questa coronavirus che sta investendo tutta la nostra città, la nazione, eccetera. E come tutti possono constatare, questa situazione è un pochettino più tragica di ancora prima. Quindi dobbiamo ancora mantenere la guardia per un po' di tempo, ma comunque la buona notizia è che si stanno avendo i vaccini e molte persone già hanno ricevuto il vaccino. Quindi se non ancora vi siete iscritti, potete segnalarvi presso gli uffici competenti, così che potete avere il vaccino e una volta diciamo che la maggior parte della popolazione sarà vaccinata, credo che potremo pigliare un sopravvento su questo coronavirus, questa pandemia che sta causando tanti problemi per tutta la comunità. Detto questo, gentili telespettatori, nel programma di oggi vi riporto due documentari, uno sui giardini del Vaticano, che sono veramente una bellezza, e un altro su Magnifica Italia, i paesaggi italiani, che sono sempre molto molto meravigliosi e belli da vedersi. Ma prima di passare al programma, comunque, gentili telespettatori, volevo esprimere i miei più sentiti auguri di buon compleanno a Stefano Riolo, che questa domenica compie gli anni. Quindi a Stefano buon compleanno da parte della moglie e da tutta la famiglia. E per lui mandiamo in onda questa canzone di Celentano a sua richiesta. Buon compleanno Stefano. Fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della mia blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico, non sei contento? Vai finalmente a stare.
Quest'oggi ho ricevuto un'altra richiesta di buon compleanno. Questa volta la signora che compie gli anni, 88 anni, è la signora Angela Apolloni da Zenè in provincia di Vicenza. E questa richiesta da Zenè in provincia di Vicenza. La signora Angela è una delle mie spettatrici in Italia e oltre ai fratelli, alle sorelle, ai cognati e alle cognate, ai nipoti tutti qui del Canada, mi aggiungo anche io a farle gli auguri di un buon compleanno. E a richiesta per lei mandiamo in onda la canzone La colpa fu, cantata dal coro di quelli di Bassano. E ancora personalmente, cara Angela, buon compleanno. Portavo un fiorellino tra i capelli, un fiorellino rosso come il fuoco, aveva gli occhi azzurri tanto belli. Capito un alpino che disse alla ragazza ti fo sposa, suonarono le campane un bel mattino, a piede di Cadore, che amore, che amore. La colpa fu, la colpa fu, del rosso fiorellino, che bella bella di Cadore, signore destino. La colpa fu, la colpa fu, pelo bianco ed una penna nera, si son per sempre uniti a primavera, la colpa è stata di quel rosso fiore, di quel bel rosso fiore, che amore, che amore. La colpa fu del rosso fiore lì, che bella bella del Cadore, signore destino. La colpa fu, la colpa fu. Passarono gli anni, un giorno la bambina al papà chiese dove sta la mamma. La mamma è andata in cima nel Cadore, ti porterò un bel fiore, che amore, che amore. Ma il mondo innamorato della bella che aveva il fiore rosso nei capelli lasciò tornare a casolare, a
Paesaggi preziosi come opere d'arte e fortezze che raccontano le grandi epoche storiche, per ammirare ciò che cultura e natura rendono unico, mentre risuona l'eco del tempo, sullo sfondo di tonalità cangianti che invitano a volare per scoprire i volti della bellezza custodita in Toscana. Come un fiume sinuoso, le strade che attraversano gli Appennini sono il primo incontro con una Toscana di confine tra l'Emilia-Romagna e Firenze. Il secondo incontro avviene con il lago di Bilancino. Questo bacino artificiale è molto più di una semplice opera idraulica. Il paesaggio morbido lo ha accolto nel territorio del Mugello. Con il lago è nata anche un'oasi naturalistica per proteggere la sosta degli uccelli migratori. Un motivo in più per scoprire l'estremità nord-orientale della Toscana, per cercare angoli nascosti di una regione così ricca di città d'arte e aree celebri da far dimenticare a volte quelle periferiche. Ma accanto alla natura, anche la cultura è protagonista, a cominciare dal volto rinascimentale del convento del Bosco ai Frati. Se Bilancino è il lago del Mugello, il suo fiume è la Sieve, uno dei maggiori affluenti dell'Arno. Firenze non è lontana e per secoli si fece sentire l'influenza dei Medici, come raccontano ancora le residenze che la potente famiglia possedeva fuori città. Quella di Cafaggiolo è il risultato della trasformazione in residenza di un castello medievale, un destino che la accomuna al castello del Trebbio. La Torre Merlata è frutto dei progetti di Michelozzo, uno degli architetti privilegiati dai Medici. Lungo il corso del fiume sono cresciuti borghi dalle origini antiche, come quello di San Piero a Sieve. Dal 500 lo domina la fortezza di San Martino, voluta dai Medici per difendere il Granducato di Toscana. Ma per molti il Mugello è soprattutto sinonimo di velocità, competizione e motori. Merito dell'autodromo, progettato negli anni 70 e destinato a diventare un grande palcoscenico del moto mondiale. A guardare indietro nel tempo, il circuito è un capitolo della storia che già all'inizio del Novecento aveva visto i passi appenninici trasformarsi in un tracciato per le gare automobilistiche di piloti pionieri. I lunghi percorsi su strada passavano spesso anche da Scarperia, un borgo fondato nel 300 dai Medici, dove spicca il profilo del Palazzo dei Vicari. Da un lato Firenze fondava nuovi insediamenti, dall'altro si premurava di difendere quelli già esistenti, come Borgo San Lorenzo. Il maggiore centro abitato del Mugello affonda le radici nell'età romana e conserva molti elementi del suo passato medievale, tra i quali la chiesa e il convento di San Francesco. Una foresta di oltre 1200 ettari circonda l'abbazia di Vallombrosa, fondata nell'XI secolo.
Il sostentamento dei monaci era strettamente legato alle risorse naturali, come il legname e il pascolo. Per questo motivo i territori degli ordini monastici hanno mantenuto per secoli l'antica ricchezza ambientale. Una storia comune anche al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. I patriarchi del parco hanno più di 400 anni, come il castagno Miraglia, un gigante di oltre 4 metri di diametro. Intorno, nella natura protetta del parco, l'acqua dei ruscelli fa da sottofondo a 1000 anni di storia. Nei suoni silenziosi del bosco e delle radure riverbera una frase: come sarebbe bello per degli eremiti abitare qui. Si narra che fu questa l'esclamazione di San Romualdo quando 1000 anni fa, passando per questi luoghi, ne rimase affascinato a tal punto da fondare l'eremo e il monastero di Camaldoli. L'eremo fu la prima sede dell'ordine benedettino camaldolese, cui seguì il monastero più a valle. Per secoli la comunità crebbe, costruendo nuove celle lungo i viali. Ognuna era una piccola casa con il portico, gli spazi per lo studio e la preghiera, la legnaia e l'orto. Anche oggi i monaci sono come un ponte con il passato, all'insegna del dialogo e dell'armonia con la natura. Il risultato di quell'armonia è un parco che ricopre l'Appennino tosco-emiliano, 36.000 ettari di un verde fitto che digrada nel fondovalle. L'incontro con la storia si rinnova a Prato Vecchio, grazie al castello di Romena. In 1000 anni ha conservato 3 delle 14 torri che si innalzavano sul paesaggio. La fortezza era appartenuta ai Conti Guidi, un'importante famiglia che nel Medioevo amministrava tutto il Casentino lungo l'alto corso dell'Arno. Il fiume passa anche per il borgo di Poppi, che grazie al progressivo rafforzamento della casata dei Guidi consolidò il ruolo di capoluogo del territorio, come racconta il castello duecentesco. Allo stesso periodo risale anche il passaggio di Francesco d'Assisi per questi luoghi. Un conte del Casentino gli aveva infatti offerto un monte in dono per le sue preghiere nella natura solitaria. Era il Monte della Verna. Sulla vetta calcarea fu costruito il monastero dove si narra che il frate ricevette le stimmate. Le colline sembrano intessere un dialogo a distanza, narratrici di quegli illustri abitanti che a volte compaiono fin nel nome dei borghi, come quello che vide nascere il celebre artista Michelangelo Buonarroti. Querce, castagni, faggi si mettono in mostra per testimoniare la varietà ambientale dell'Alpe di Catenaia. Il gruppo montuoso ricorda un immenso giardino che arriva a superare i 1400 metri di altitudine. Proprio per la sua posizione panoramica, la zona fu un luogo strategico durante la Seconda Guerra Mondiale. A quell'epoca, però,
Chi osservava dall'alto la Val Tiberina non avrebbe potuto notare un elemento del paesaggio attuale. La realizzazione del bacino artificiale di Monte d'Oglio iniziò infatti soltanto alla fine degli anni 70 per regolare il flusso del Tevere. Non lontano dal Lazio e dall'Umbria, queste sono terre di confine e non tanto per le suddivisioni amministrative attuali, quanto soprattutto per la posizione di crocevia a metà strada fra i due mari, l'Adriatico e il Tirreno, e per la storica vocazione a essere un luogo di passaggio, di sosta. Si narra ad esempio che lo stesso Francesco d'Assisi si fermasse al castello di Montauto lungo il viaggio per l'Averna, in tempi in cui la fortezza aveva ancora un aspetto medievale, anziché quello della ricostruzione cinquecentesca. Sulla Val Tiberina si erge un altro complesso fortificato, con le mura che da 800 anni circondano il nucleo antico di Anghiari. Nei suoi vicoli di pietra, tra case d'epoca e oggetti d'antiquariato ricoperti dal velo del tempo, è come sentirsi ancora immersi nel Granducato di Toscana, quando il dominio di Firenze non aveva rivali, o pellegrini in cerca di quella ricetta magica capace di mescolare in una sola pozione dosi di storia, natura e arte. All'inizio di un secolo, il 400, che significò la rinascita dopo i secoli bui del Medioevo, in quello che si chiamava all'epoca Borgo San Sepolcro, nacque uno dei maggiori innovatori in campo pittorico, la cui opera avrebbe influenzato la storia stessa dell'arte. Gli artisti si spostavano alle corti dei mecenati, ma prima di Firenze o Urbino è nel centro storico di San Sepolcro che si possono cercare le tracce di Piero della Francesca. Nella sua casa natale o nelle sale del Museo Civico, dove all'affresco della Resurrezione si attribuisce la presenza di un suo autoritratto, il soldato romano senza elmo che dorme ai piedi di Cristo. L'artista ricoprì cariche pubbliche e contemporaneamente ebbe committenti locali come la Confraternita della Misericordia, per la quale realizzò un polittico di 15 tavole su sfondo dorato. Tra i luoghi che devono all'artista di San Sepolcro parte del loro grande patrimonio culturale, la vicina Arezzo conserva un'altra grandiosa opera pittorica custodita nella Basilica di San Francesco. La leggenda della Vera Croce è considerata uno dei maggiori cicli di affreschi della storia dell'arte italiana. Un racconto per immagini in cui il pittore espresse la maturità della propria ricerca, rielaborando in modo personale i canoni precedenti. Tutte le forme d'arte trovano in Arezzo un luogo per nascere e per esprimersi, tra palazzi nobiliari ed edifici medievali come la Pieve di Santa Maria. La grandiosa chiesa in stile romanico conserva da 7 secoli il polittico del senese Pietro Lorenzetti, di ritorno dal cantiere della Basilica di Assisi. La costruzione della chiesa inizia nel 200, quando Arezzo è un libero comune, un territorio indipendente che ha ridimensionato il potere del vescovo. Nel 300 la città è suddivisa in 4 quartieri,
ciascuno con i propri simboli e colori. Le atmosfere medievali si fanno sentire ancora più forti al ritmo dei tamburi, dei musici aretini che accompagnano il rinnovarsi di tradizioni tanto antiche quanto attuali. I palazzi e le chiese si fanno portatori degli stendardi che individuano i quattro quartieri pronti a contendersi il palio, il premio riservato al vincitore della giostra del Saracino. Ogni angolo della città annuncia la contesa imminente. Anche il Duomo è uno dei luoghi simbolo di questo evento, che contribuisce a raccontare l'identità di Arezzo e a rafforzare il senso di appartenenza dei suoi abitanti. Scende la sera in Piazza Grande. Dagli spalti gremiti il pubblico incalza perché la giostra del Saracino abbia inizio. È un rituale che si ripete a giugno e a settembre con i protagonisti del corteo storico, gli squilli di tromba e le bandiere pronte a regalare uno spettacolo di alto livello. È parte della tradizione anche il talento degli sbandieratori di Arezzo, un talento riconosciuto a livello internazionale. Che la giostra abbia inizio allora. Alle pendici del Gran Sasso c'è una meraviglia che merita un posto speciale nel cuore di tutti noi. L'Aquila, la splendida città d'arte racchiusa tra i monti che è stata profondamente ferita dal terremoto del 2009 e oggi è protagonista di una difficile ripresa. Il sisma, che è costato la vita a 309 persone, ha colpito tanti dei suoi edifici storici e il suo tessuto urbano è stato profondamente alterato da anni di chiusura del centro. Oggi il simbolo della rinascita di questa città è la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, con la sua famosa facciata bianca e rosa, che
che un attento restauro ha restituito alla città. La Basilica di Collemaggio è anche un simbolo importantissimo della storia abruzzese. In effetti è proprio qui che nel 1294 un umilissimo monaco benedettino è stato incoronato papa e ha preso il nome di Celestino V. Fino ad allora era vissuto in preghiera tra le montagne che oggi formano il Parco Nazionale della Maiella. Viveva in grotte naturali che nei secoli hanno offerto tra l'altro riparo a tanti eremiti. Appresa la notizia della sua elezione, l'umile monaco è partito per L'Aquila, pensate, sul dorso di un asino, proprio per essere incoronato papa. E le sue parole sono state immaginate dal grande scrittore abruzzese Ignazio Silone. La mia cavalcatura preferita quando la distanza non mi consente di andare a piedi è l'asino. Ben inteso, nutro per il cavallo il massimo rispetto, ma ho le mie ragioni di antepogli l'asino. Badate, non voglio stabilire una regola, né dare lezioni ad altri. Ma per quanto mi riguarda, sento che se cominciassi a prediligere il cavallo all'asino, le belle vesti di seta, al panno ruvido, la tavola riccamente imbandita, all'umile desco senza tovaglia, finirei per pensare e sentire come quelli che vanno a cavallo, vivono nei salotti e banchettano. Ora, per mio conto, non penso che un'autorità religiosa abbia assolutamente bisogno di lusso per ispirare rispetto. Comunque, anche nella mia nuova condizione, io non intendo separarmi dal modo di vivere della povera gente a cui appartengo. Nelle valli e sulle cime dell'Abruzzo siete accolti, abbracciati, circondati da una natura molto forte e possente, un po' come i suoi abitanti. È una natura difficile da domare. Ma questo non ha impedito alla storia e alla civiltà di lasciare delle tracce, alcune davvero meravigliose, come quella sulla quale ci troviamo noi ora. Questo è l'anfiteatro romano di Alba Fucens. Era una città che era sorta sul limitare del bacino del Fucino. E noi siamo sorpresi dalla forma armonica di questo anfiteatro ellittico, che però si sposa perfettamente con la scenografia attorno a noi, fatta di montagne bellissime come il massiccio del Velino con le sue due vette gemelle. Ora, ogni città dell'impero romano voleva avere il suo anfiteatro, alcuni sono davvero impressionanti. Questo in particolare non è immenso, considerate il Colosseo poteva contenere 50-70.000 persone, questo qualche migliaio, però guardate l'arena, proprio qui dove si affrontavano gladiatori, dove venivano le esecuzioni, dove c'erano le cacce, ebbene l'arena copre una superficie che è circa la metà di quella del Colosseo. Ma è solo entrando al centro dell'arena che si riesce ad apprezzare la sua perfezione. È una meraviglia, la vostra voce riecheggia e vi ritorna indietro, quasi a sottolineare questa forma perfetta. Quindi non è solo una meraviglia di Alba Fucens, ma anche dell'Abruzzo in generale, del nostro paese. E bisogna dire che anche la storia di questo monumento è abbastanza è impressionante. A volere la costruzione di questo anfiteatro, lo vedete scavato nella collina, è stato un abitante di Alba Fucens, molto famoso, si chiamava Macrone
ed aveva fatto una grande carriera sotto Tiberio, ma poi sotto l'imperatore successivo Caligola ebbe dei grossi problemi e Caligola gli ordinò di suicidarsi e lui lo fece, ma lasciò in testamento i soldi per poter realizzare questo anfiteatro per la sua città, la sua comunità. E in effetti si riesce ancora a leggere tutto questo, si legge il suo nome, Quinto Nevio Cordo Sutorio Macrone, figlio di Quinto, della tribù Fabia, prefetto dei vigili, prefetto al pretorio sotto Tiberio Cesare Augusto, lasciò in testamento. È incredibile. La sua idea è ancora qui oggi, è una meraviglia oggi. Si tengono qui anche dei festival culturali di una grossa importanza. E tutto questo, che cosa ci dice? È una sorta di collegamento tra epoche lontane, tra culture lontane, ma che fanno parte dello stesso coro. E forse è proprio questo il messaggio che ci arriva da una meraviglia come questa. Il collegamento tra menti diverse, civiltà diverse e culture diverse, ma la nostra cultura in fondo è costituita da una coralità di voci, voci che vengono dal passato. Oltre le colline che delimitano Alba Fucens, si estende una regione di grande importanza storica, la Marsica, con al centro la piana del Fucino, nata dal prosciugamento di un grande lago che per estensione era il terzo dell'Italia antica. La gigantesca opera idraulica, ideata da Giulio Cesare e realizzata dall'imperatore Claudio, è stata una delle grandi scommesse dell'antichità, anche se dopo l'impero l'acqua è tornata al suo posto, affliggendo queste terre con periodiche inondazioni. Solo nella seconda metà dell'Ottocento, un nuovo progetto di prosciugamento, finanziato dal banchiere Alessandro Torronia, ha dato all'Abruzzo oltre 16.000 ettari di terra coltivabile, divenuta poi, in tempi più recenti, anche un importante polo per le telecomunicazioni satellitari. Alba Fucens è stata una città piccola ma strategica per Roma. Eppure, pensate, è ritornata alla luce solo una settantina di anni fa con i primi scavi archeologici ed è riemersa tutta la sua storia, una storia che ci riporta indietro in un tempo in cui Roma non era quella potenza che dominava il mondo antico, ma stava cominciando ad esserlo. Allora immaginate, ritornate al 303 avanti Cristo, Roma è ancora una repubblica e sta malapena cominciando a dominare una parte del centro Italia tutto sommato. E qui, su questa via, la via che vedete che è riemersa, è stato ritrovato un cippo con delle iscrizioni, addirittura due gladiatori in lotta e una cifra, 68 miglia, all'incirca 100 chilometri. Questa era la distanza che separava questo insediamento da Roma. Ora oggi 100 chilometri sono davvero poca cosa. E soprattutto sono poca cosa se pensate a Roma quando aveva creato il suo impero che andava dalla Scozia all'Iraq. Ma come ho detto, quello era l'inizio di questo dominio che cominciava a prendere il suo posto nella storia. Qui una volta c'erano gli Equi, era una popolazione italica, e i Romani cominciarono la loro espansione arrivando qui e decidendo di stabilire un avamposto, una sorta di città roccaforte, se volete, mandarono 6.000 coloni che costruirono delle mura tutt'attorno, sfruttando tre colline. Davanti avevano il lago del Fucino e alle mie spalle c'erano le montagne. Nasceva così Alba Fucens e cominciò ad avere delle strutture classiche, un foro,
una basilica per amministrare la giustizia e poi anche un teatro, un mercato, delle terme e anche un santuario dedicato ad Ercole. Ecco, così cominciava la storia incredibile di questa piccola ma strategica città e diventò davvero l'insediamento più importante di Roma in questa parte dell'Abruzzo che stava cadendo appunto nell'orbita di quella che poi è nota come la città eterna. E quando entrate dentro questa chiesa, la chiesa di San Pietro in Alba, siete accolti da una struttura leggera, molto raffinata, con questo colore chiaro, quasi puro. Ma questo luogo vi consente di fare davvero un viaggio nel tempo. Perché vedete, questo anticamente era un tempio dedicato a Apollo, nel III secolo a.C. Nelle pareti si vedono ancora le colonne esterne, ma si vede anche qualcos'altro, che è questo muro. Questa era la cella, la parte più sacra, quella più interna, dove era custodita la statua della divinità. Ed è ancora in piedi questo tratto da 2300 anni. E se guardate, scoprite degli antichissimi graffiti. Sapete cos'è? È una nave da guerra romana del primo secolo d.C., l'epoca, se volete, di Nerone, di Pompei, eccetera. Ed è una quadrirene, era veramente una nave immensa, una sorta di portaerei dell'epoca. E guardate, si legge anche, si intravede una scritta che è proprio Navis Tetreris Longa. Praticamente l'autore ha voluto specificare. Questa è forse una delle pochissime, se non l'unica, rappresentazione di questa nave da guerra. Ma non è la sola sorpresa, perché come vi ho detto, questo luogo vi consente di fare un viaggio nel tempo. Queste splendide colonne che vedete, che suddividono la chiesa in tre navate, sono state trovate, diciamo, da chi ha costruito questa chiesa, sono state asportate dalla città di Alba Fucens e sono ancora qui. E vi fa capire questa serie di colonne quanto fosse bella la città di Alba Fucens. E non solo. Quando è passata praticamente l'antichità, quando qui c'era un monastero di Benedettini, ebbene, è stato realizzato questo ambone, cioè da quassù venivano lette le sacre scritture dai monaci. Ed è qualcosa di incredibile perché è stato realizzato in uno stile, lo stile cosmatesco. Vedete questo mosaico fatto di tarsie di marmo, sono dei pezzetti di marmo che a loro volta provenivano probabilmente da dei marmi romani che venivano riutilizzati. Vedete questo concetto di una meraviglia che ne genera un'altra. E qui si vede molto bene, questo è un disco di porfido rosso, chissà dove si trovava in epoca romana, nel Medioevo, nel 1200, ecco dove l'hanno messo. E anche questo stile risente delle influenze dell'Oriente, dell'impero bizantino. La gente si vestiva con queste decorazioni molto eleganti e raffinate. E non è la sola struttura in stile cosmatesco. Eccone un'altra, questa è l'iconostasi, praticamente la barriera che separava le tre navate dall'area dove poi c'era l'altare. E anche qui si rimane affascinati dall'eleganza sia delle decorazioni che da queste colonne che sembrano avvolte da dei serpenti di marmo. Tutto questo ci racconta anche qualcos'altro, una sorta di tragedia, perché vedete, nel 1915 tutto questo è crollato a causa di un altro terremoto famoso, terribile, con tantissimi. Questa era una torre molto antica, probabilmente già esisteva al tempo dei Romani, e sono stati poi i Normanni a ricostruirla, a farne questo monumento. Già, i Normanni, perché, vedete, questo luogo faceva parte dei territori del Regno di Sicilia ed è rimasto legato al sud fino all'Unità d'Italia.
È probabile che esistesse una rete di torri, un po' di questo tipo, di segnalazione. Coprivano il territorio e comunicavano una con l'altra con dei segnali luminosi, dei fuochi accesi, magari del fumo, eccetera. Ed è stato solo nel 400, cioè diciamo poco prima della scoperta dell'America, che tutto è stato poi ingrandito. Sono state messe 4 torri cilindriche, poi questi passaggi con queste mura merlate. Chi è che viveva qui? Beh, non c'era un castellano, in realtà esisteva una piccola guarnigione e curiosamente questo castello non era un castello concepito per proteggere le persone dei borghi attorno in caso d'attacco. Era piccolo, serviva per controllare tutto il territorio. Era come un punto di forza per tutte le greggi e quella fonte di guadagno per secoli che è stata appunto la transumanza. Nei secoli successivi il castello e il borgo sono stati pesantemente danneggiati dai terremoti che ciclicamente hanno colpito questa regione. Con la fine della transumanza e la successiva emigrazione, gli abitanti di questi luoghi hanno abbandonato definitivamente le loro case per non farvi più ritorno. Una delle meraviglie indiscusse di questa grande regione è il massiccio del Gran Sasso d'Italia, che comprende la vetta più alta di tutti gli Appennini continentali. Il massiccio del Gran Sasso è un luogo davvero incredibile, capace di creare degli ambienti molto diversi tra loro e a volte impressionanti, un po' come può fare un artista su una tela dipingendo. Guardate, noi ora ci troviamo in un luogo che è stato definito anche il piccolo Tibet. In effetti, con queste nuvole basse, questo clima invernale vi dà la sensazione di stare altrove, in qualche altro luogo del pianeta, l'Alaska, per esempio. Ebbene, in realtà questo è un luogo famosissimo. È Campo Imperatore. Campo Imperatore è l'altopiano più esteso di tutto l'Appennino. Pensate, si estende per 20 chilometri a sud-est del Gran Sasso. E per secoli questo luogo è stato il pascolo estivo per generazioni di allevatori che portavano qui le loro greggi. Oltre l'immenso spazio pianeggiante troneggia il Corno Grande, alto 2912 metri, mentre il Corno Piccolo è un po' più basso, ma di poco, 2655 metri. Nelle giornate di cielo terso, pensate, queste vette si vedono persino dalle coste della Dalmazia, cioè a centinaia di chilometri di distanza. Su questi giganti di calcare è disteso un tetto di ghiaccio. Infatti, in una conca circondata dalle vette, c'è quello che fino a qualche anno fa era considerato uno dei ghiacciai più meridionali d'Europa, il Calderone. Oggi, a causa dell'aumento della temperatura, le dimensioni si sono molto ridotte e ufficialmente non è più classificato come ghiacciaio, anche se la questione è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti di montagna. Quanto è antico il Gran Sasso? Chiaramente le sue origini affondano nella preistoria. Diciamo che ha cominciato ad essere visibile con l'emersione degli Appennini all'incirca 6 milioni d'anni fa, dei mari preistorici. Era un'epoca molto diversa da quella attuale, ma la composizione delle rocce in realtà è ancora più antica, risale a un'epoca in cui c'erano i primissimi dinosauri. Stiamo parlando di 220 milioni di anni fa, quando sulla Terra c'era un solo supercontinente. Qui non c'erano montagne e neve, c'era un mare caldo, pensate, un po' come quello delle Bahamas.
e sul fondo marino si sono accumulati per millenni e millenni i sedimenti della barriera corallina, che progressivamente hanno formato una roccia compatta, la Dolomia. Sul Gran Sasso, la Dolomia è ben visibile sulla parete sud-est del Corno Grande, ma ci sono anche rocce di diversa composizione, soprattutto calcarea. Ma all'interno di queste rocce, di queste montagne, batte un cuore tecnologico, il cuore della ricerca. In effetti, sotto il Gran Sasso, a 1400 metri di profondità, come si sa, ci sono i famosi Laboratori Nazionali del Gran Sasso, un'eccellenza italiana nel campo della fisica, della ricerca delle astroparticelle. In pratica si studiano quelle particelle che vengono dallo spazio, dal cosmo. Diciamo, grazie a questo schermo di rocce è possibile studiarle senza le interferenze che avremo stando in superficie. Le montagne sono le grandi cattedrali della Terra, con i loro portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve, le volte di porpora scintillanti di stelle. I romani lo chiamavano... Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Spero sia stato di vostro gradimento e ancora voglio rinnovare gli auguri di buon compleanno a Steve Riolo, Stefano Riolo, e alla signora Angela Apolloni in Italia, una delle mie spettatrici in Italia. La signora Angela ha parecchi fratelli e sorelle qui in Canada, quindi a lei, da tutti i parenti ancora, un buon compleanno, 88 anni, quindi una bella età e speriamo che continui per tanti tanti anni ancora. Come detto al principio della trasmissione, la pandemia del coronavirus è ancora qui con noi, più di prima, e ci sono parecchi inconvenienti per tutta la comunità. La cosa buona è che se c'è il vaccino, ci stanno facendo le vaccinazioni, quindi è opportuno per quelli che non si sono registrati di registrarsi, specialmente gli anziani, così che possiamo in un certo senso distruggere questo virus che sta affliggendo tutta l'umanità. Quindi dobbiamo usare molta ma molta precauzione e nelle prossime settimane vi porterò degli aggiornamenti a riguardo. E con questo vi saluto e arrivederci alla settimana prossima. Ciao! We'll be right back.